Sono le mani del fakiro Alam Alam, 24 anni. La fossa è in un giardino del Sarai. Solo legame coi vivi, la corda di allarme. Alan vuole commemorare la morte del mago Houdini, con una prova che a Houdini è fallita, uscire vivo dalla tomba. Mezza tonnellata di terra. I piedi degli affossatori la livellano. Sono le 11.30. Passano i minuti, la corda è immobile. Forse per sempre. Disseppellitelo, ordinano i testimoni. L'opera degli affossatori ricomincia sollecita e cauta. Si lavora con le mani per non offendere col ferro un corpo che forse la terra ha già ghermito. Emergono dalla sepoltura i polsi legati. Poi viene fuori il torace che si è voltato, forse nello sforzo dell'asfissia volontaria. 38 minuti sono passati. Avete pigiato troppo la terra, ritenterò la prova, mormora Alan tra i denti che brillano alla luce ritrovata.